Amici di Digisport 47, buonasera e bentrovati ad una nuova puntata di Smart Club, lo spazio dedicato ai grandi personaggi del nostro calcio. E questa sera allora abbiamo qui con noi Katia Senesi. Buonasera Katia. Buonasera a tutti, buonasera a voi e a tutti quelli che ci stanno ascoltando. Katia è membro del Comitato Nazionale dell'AIA, ex arbitro internazionale e molte altre cose. E per questo chiamo in causa Marta Bitti. Buonasera intanto Marta. Buonasera Alessandro, buonasera a tutti i nostri ascoltatori. Salutiamo anche Cristiano Lambertucci, come sempre qui con noi al tavolo di Smart Club. Buonasera Cristiano. Un cordiale saluto a voi. E quindi Marta, torno da te, facci un po' un'introduzione del nostro ospite di questa sera. È un ospite talmente di prestigio che sono costretta a leggere tutte le cose che ha fatto, perché voi la vedete qui così bella, così raggiante vicino direi. A noi, però ha veramente un curriculum lunghissimo. È stata dal 1999 nell'organico della commissione interregionale e poi fino al 2009 ha avuto conduzioni arbitrali anche in Serie C e nell'UEFA per i campionati femminili. Arbitro benemerito dal 2013, ha poi iniziato la carriera dirigenziale diventando componente del settore tecnico dell'AIA, poi organo tecnico nazionale nel settore scambi interregionali e designatore arbitri di serie A e B nazionale di calcio femminile. Come ricordavi benissimo tu Alessandro, dal 2023 Katia Senesi è membro del settore tecnico FIGC e ha anche ricevuto un premio molto importante, Montalto 2023, come miglior dirigente nazionale. È stata anche responsabile del talent mentor dell'AIA, quindi nel senso di esperienza ne hai da vendere. Qualcosa ho fatto, quello che mi è stato diciamo dato come possibilità di fare, quindi ne sono abbastanza contenta. Ecco, nel leggere il suo curriculum, nel frattempo è andata via metà puntata. Esatto. No, davvero, complimenti per tutte queste cose, però alla luce di tutto ciò, Marta, la domanda con cui iniziamo è una. Noi iniziamo sempre con una curiosità. Muoviamo sempre da quella parola meravigliosa che è lo stupore, perché oggi come oggi non ci si sorprende più di niente in questo mondo e nel mondo del calcio. Se invece pensi, ecco, a questo magico pallone che ci ha fatto innamorare, a questo mondo che, ecco, a volte ci dà soddisfazioni, a volte un po' meno, che cos'è che ancora oggi ti fa stupire? Bella domanda, questa è una bella domanda, intanto mi stupisco del fatto che uno sport che è così, che è semplice, no? C'è un pallone che rotola, dei calciatori che gli vanno dietro, da tanti anni è sempre rimasto costante e fedele a se stesso, eppure ancora oggi è lo sport che più attira le persone, che più le fa emozionare e che più lo infervorisce, e questo pure va detto, ed è quello che in questo momento probabilmente tiene tutti attaccati sempre alla televisione col cuore palpitante. La seconda cosa che mi stupisce è che nonostante siano passati tanti anni, il pubblico si aspetta sempre, quando arriva un arbitro, che quest'arbitro non sbagli mai nulla, a prescindere che sia un ragazzino che ha iniziato da pochissimi giorni a fare l'arbitro, oppure che sia un arbitro magari ancora più strutturato, ma che comunque può sbagliare, perché io posso solo certificare che un arbitro, vengo da quel mondo lì, può garantirvi tante cose, ma se ce n'è una dove sarà sempre fedele a se stesso sarà sbagliare, perché purtroppo arbitrare è tanto bello e affascinante quanto comunque abbastanza complesso. Beh, direi bella domanda e che bella risposta. Esatto, anche perché poi ecco, queste sono quelle cose che ancora oggi tutte le volte ci fanno innamorare, ci fanno anche a quel ragazzo che decide di intraprendere la carriera arbitrale, ragazzo o ragazza ovviamente, è la capacità di emozionarsi, la capacità di andare comunque davanti a un pubblico e cercare di fare al meglio quello che è il proprio compito, ecco, per me che sono una giornalista, sono un addetto stampa, è di raccontare bene le emozioni che si stanno vivendo per il
il calciatore di fare al meglio la partita, di portare a casa un obiettivo. Per l'arbitro, come dici te giustamente, è quello magari di sbagliare il meno possibile, di assicurare uno svolgimento dell'evento sportivo che sia il più corretto possibile, ma ecco, senza mai purtroppo togliere quella componente fondamentale che è l'emozione, che è la voglia, no? Ogni volta di rinnovare questa sensazione. Proprio legandoci a questo, raccontaci un po' come è iniziata per te questa passione, come hai mosso i primi passi sia ad arbitro e poi magari quando hai preso la decisione di smettere con il campo, come poi sei diventata dirigente. Ma io venivo già dal mondo del calcio, perché da piccola giocavo, perché il pallone mi piaceva, e da quando insomma sono vissuta all'interno di una famiglia, diciamo, i miei genitori non erano sportivi, però i parenti dei miei genitori lo erano parecchio, tifosi, e quindi io, ecco, sono stata un po', diciamo, allevata con la cultura calcistica della nazionale, delle squadre di club, e quindi ho iniziato a giocarlo con degli amici, no? Banalmente il sabato invece di andare a fare le famose vasche, no? In piazza, si andava a giocare sui campetti, quindi entravi bianca, immacolata, tornavi a casa che eri di un altro colore, ed erano, penso, le giornate più belle. Poi è capitato che un amico mi ha fatto vedere una tesserina e mi ha detto: sai, io sono arbitro, ho fatto il corso. Ho detto: come sei arbitro? Certo, perché io con questa testa entro gratis allo stadio, vado a dirigere le partite. E allora lì è scoccata la scintilla. Ma non è possibile, se ci vai tu e non ci vado io, ma allora via, si parte. E quindi mi sono iscritta, ho fatto il corso e ho iniziato, diciamo, a vivere il calcio da un lato un po' diverso, che però era estremamente entusiasmante, perché poi, ecco, viverlo senza correre dietro al pallone, ma viverlo guardando gli altri, no? Che tentano di vincere una partita, che tentano di segnare, e tu sei quello che devi fare in modo che sia tutto regolare. C'è un fascino incredibile, anche perché non è semplicissimo, e questo è stato uno stimolo stravolgente. Cristiano si ricorda persino la prima gara che tu hai diretto, prima ci ha snocciolato un aneddoto niente male. Ringrazio Enrico Scoppa per il suggerimento, perché sono andato a riprendere un suo articolo. La sua prima direzione, no, risale al 1994 addirittura, e qui a me mi viene automaticamente, no, da chiedere se oggi è, diciamo, una cosa anche normale assistere a partite di calcio professionistico con una terna interamente composta da arbitro e guardaline femminili. All'epoca, diciamo, com'era la situazione? Quante eravate, e soprattutto se c'era anche un po' di scetticismo attorno alla vostra figura? Scetticismo è una bella parola che non è proprio attinente, però mi piace perché è molto educata. Allora, quando ho iniziato io, giustamente nel 94, quindi complimenti, in sezione da me eravamo praticamente soltanto due ragazze, e sui campi difficilmente c'era una ragazza che dirigeva una partita. Quindi quando ci vedevano arrivare, spesso qualcuno ci diceva: ma guardi signorina, allora il corso dove si fanno gli acquisti è dall'altra parte, qui c'è lo stadio e si gioca a calcio. No, ma guardi, io sono nel posto giusto, stia tranquillo. Sono qui per quello. Esatto. E era l'avvio questo. Quello era il buongiorno. Quindi sì, facevamo notizia, e più che diffidenza c'era a volte proprio, diciamo, quasi un atteggiamento di chiusura. Chiusura che non voleva dire essere magari maleducati, però è chiaro che tutto quello che noi fischiavamo, quello che io fischiavo, non andava bene. Non andava bene non perché era sbagliato, ma perché lo fischiava una donna. A prescindere. Sì, era, diciamo, chiamiamolo un errore di genere, no? Cioè l'errore mio era diverso dall'errore di un mio collega uomo, anche se poi alla fine era la stessa cosa, perché era una donna, io non dovevo stare lì. Questa è stato un grosso motivo, è stato un grosso stimolo per andare avanti, per non mollarla questa attività, perché a me piaceva tantissimo, e per farla diventare invece, ecco, una leva competitiva molto forte, e quindi fare poi quello che io volevo fare, che era appunto l'arbitro. Questi sono temi che noi trattiamo spesso in questo nostro spazio, perché vogliamo proprio proporre una visione
del calcio che sia inclusiva, anche moderna, direi, perché è importante, no, parlarne, perché è un fatto attuale. Quindi ti volevo chiedere, alla luce di quanto hai detto, c'è stata una partita che secondo me ha segnato un po' una svolta, Inter-Torino, prima terna arbitrale tutta al femminile. Ecco, cosa ha significato questa partita secondo te per il mondo del calcio e per il mondo arbitrale? Al di là della partita Inter-Torino, e che io ero lì ovviamente, perché la terna femminile che sta in questo momento alla Cannes è frutto di un progetto che sto curando dal 2021, che è appunto quello dello sviluppo dell'arbitraggio femminile. E il significato più profondo è è come se avessimo rotto un tabù, no? Certo. Quindi quello che era precluso fino a qualche anno fa, abbiamo dimostrato che è possibile. Non perché serve un arbitro donna, ma perché serve un arbitro competente. Poi se quell'arbitro è maschio o femmina, poco importa. E i calciatori ci hanno dato ragione, perché ci hanno dimostrato che per loro non è importante avere un uomo in campo, per loro è importante avere un arbitro che sappia fare bene il suo lavoro, e noi lavoriamo su quello. Ma la vera emozione è stata molto prima, cioè quando abbiamo iniziato a lavorare sulle ragazze, quindi a lavorare anche su materie come la tattica calcistica, l'allenamento, l'alimentazione. Quindi abbiamo fatto un lavoro molto a 360 gradi, molto complesso e molto approfondito. Esatto. E quello che è stata la cosa che mi ha dato più emozione di tutte è stato vedere come i nostri presidenti di sezione hanno iniziato a guardare le ragazze che avevano in sezione, in associazione, con occhi diversi. Cioè, c'ho una partita di cartello, no? Chi mando oggi? Mando l'arbitro maschio su cui, diciamo, storicamente io so che più o meno... affidabile. No? Potrebbe essere, esatto, affidabile, ma che in questo momento non è in fase top. Oppure mando una ragazza... E fino a ieri ci ho sempre avuto paura, no, di designarla, perché magari mi se la mangiano, però in questo momento mi sta garantendo tutta una serie di partite, di prestazioni assolutamente importanti. E la risposta è stata: mando una ragazza. Questa per me è stato il segnale in cui ho capito, dico, allora ce qualcosa la facciamo. Sta cambiando. Allora ce la facciamo. E poi infatti siamo arrivati a fare Inter-Torino con grande soddisfazione di tutti, perché un pubblico, è stato accogliente, è stato caloroso, e hanno festeggiato, vabbè che era una partita dove si festeggiava a prescindere, però hanno festeggiato poi anche le ragazze. Anche la cornice, direi, lo stadio più importante d'Italia, quindi... Ha giocato anche quello, penso. Sì, è stato veramente la ciliegina sulla torta, e sono contenta, ma non per me, io sono contenta per loro, perché quella era magari una partita che avrei voluto fare io. Io non ce l'ho fatta e non è un problema. L'importante è che qualcuno ci sia arrivato. La più grande soddisfazione che hai avuto fino ad ora nel tuo percorso, e se magari ancora oggi hai qualche sogno nel cassetto, qualche cosa che hai nel cuore e che vorresti magari realizzare in futuro? Ma guarda, quando sono entrata in associazione, come tutti gli arbitri, come tutti gli aspiranti arbitri, c'hai sempre un'idea, no? Dice, vorrei arrivare lì. Io quando punto forte. E quindi, quindi ho detto, va bene, allora che cosa possiamo fare qua? Vediamo un po', allora, qual è la cosa più grande, più entusiasmante? La finale della Coppa del Mondo maschile. Benissimo, allora io, il mio obiettivo è arrivare lì. Ovviamente non è stato, però... Tutto il percorso che ho fatto fin dove sono arrivata, e qualche soddisfazione me la sono tolta, lo ricordo tutto con grande passione, perché è stato frutto di un percorso non semplice, grandi rinunce, sacrifici, grande impegno. Quindi ti dico, quello che ricordo con più, veramente con grande affetto, è tutto il percorso che mi ha portato ovunque io sia arrivata oggi, e questo penso che è l'augurio migliore che posso fare a chiunque arriva a fare l'arbitro. Assolutamente sì. La rinuncia invece più grande a cui hai dovuto, insomma, con cui hai dovuto fare i conti per fare la carriera che hai fatto? Io sai, non le vedo dal punto di vista di una rinuncia.
rispetto ad altri miei compagni, no? Che magari facevano altri tipi di attività sportiva, magari io qualche sabato sera dovevo rinunciare ad andare in discoteca, perché la domenica c'avevo la partita, non potevo far tardi la sera, oppure dovevo stare attenta a quello che mangiavo, perché poi ero molto abbastanza, insomma, attenta un po' a tutto, però non li ho mai vissuti come delle rinunce, come dei sacrifici, li ho vissuti come un investimento su qualcosa che a me piaceva. E quindi io volevo fare quello, e quindi dico ok, se voglio arrivare lì, erano la strada è questa qua. Step necessari per arrivare. Sì, diciamo, prezzo da pagare. Sì, è che è un prezzo che uno, se veramente ci credi in quello che fai, sei anche disposto a pagarlo e non ti pesa, e quindi lo fai assolutamente in maniera... È lì proprio la chiave, no? Perché quando poi diventa troppo grande il prezzo, troppo pesante la rinuncia, poi uno capisce, no, che è arrivato magari il momento. Cioè, bisogna valutare se ne vale la pena. Invece quando questi passi sono considerati semplicemente necessari, non qualcosa di cui ci si priva, ma qualcosa utile a, allora è un'altra cosa. Si dice spesso, no, che il campo o il calcio è un po' maestro di vita, un po' metafora di vita. Se io ti dovessi chiedere oggi qual è la lezione più importante che hai imparato sul campo, che ti ha insegnato il calcio? Tante cose, perché sono entrata che ero una Katia fatta in un modo, con delle idee, un temperamento, e sono uscita, sono ancora dentro, quindi ancora non sono uscita, però... sono diventata. Esatto, sono diventata una Katia diversa. Sicuramente una delle cose che ho più apprezzato di questa attività è la capacità di prendere delle decisioni, perché... viviamo in una società, penso, dove prendere decisioni è sempre un po' scomodo, no? E quindi si procrastina, oppure si inizia a delegare o a dare, insomma, a guardarsi un po' intorno. Un arbitro no, un arbitro ha un fischio ed è l'unico che ce l'ha il fischio in campo. Attenzione, perché ci sono gli assistenti arbitrali, ma loro hanno una bandierina. Il fischietto ce l'ha solo una persona, e quella persona nel bene o nel male decide. E io, se mi guardo intorno e vedo chi è che decide qua, no, nella società, e faccio fatica a trovare una persona che si assume la responsabilità di prendere una decisione, che sia bianca, nera, giusta o sbagliata. E poi l'altra cosa, che non è banale e forse nessuno ci ha mai riflettuto, un arbitro è un giudice, no? Quindi nei 90 minuti di gara io giudico quello che vedo, fischio quello che vedo in base al regolamento che conosco. Nel momento in cui la partita finisce, io rientro nel mio spogliatoio, mi faccio la doccia, sono pronta ad andare a casa. Arriva un osservatore, e questo osservatore viene a giudicare me, quindi viene a farmi un'analisi di quella che è stata la mia prestazione. Questo l'hai fatto bene, questo no. E poi alla fine io ricevo una valutazione. Questa valutazione mi permette, se è andata bene, di progredire nella carriera, se è andata male, no, di riflettere su quello che ho fatto. Quindi questo switch, no, dei ruoli diventa importante, perché sei costretta a fare i conti con quelli che sono gli errori che commetti, le incertezze che c'hai quando vai in campo, e che si trasferiscono poi magari in un fischio non proprio ottimale, e quindi fare i conti con quello che è dei limiti che ci portiamo dietro, ma anche l'opportunità che quei limiti poi diventino un valore aggiunto, e quindi poi si possa andare avanti in maniera veloce. Infatti noi, un'altra cosa che anche nell'occasione in cui era stato ospite con noi Gianluca Sacchi avevamo detto, la riflessione più classica, no, che ad un profano viene in mente è come si fa a mantenere la concentrazione quando comunque c'è un ambiente ostile o comunque agitato, diciamo, oppure, che è una cosa ancora più grave sulla quale lavorare a livello psicologico, è come si fa a continuare ad andare avanti quando magari già dal campo ti accorgi da sola di aver sbagliato una decisione. Quindi la gestione non solo esterna dell'errore, ma anche interiore, che è un tema, diciamo, molto spirituale. Alessandro c'ha sempre la parola giusta in questi casi. No, è vero. Un suggerimento giustizio che mi sono permesso di dare. Era perfetto. No, non è molto distante da quella che è la realtà. Ma guarda, allora,
quando entri all'interno di un terreno di gioco è molto diverso dal vedere quel terreno di gioco su un divano con tutta la tranquillità del caso. È molto diverso perché un arbitro vede una porzione, non vede tutto il terreno di gioco, tu vedi una porzione e quello che sta lì davanti giudichi. Poi ti accorgi che anche di fianco succede qualcosa e spesso anche alle spalle, quindi capisci che tutto quello che è il tuo mondo, quei 90 minuti all'interno di quel rettangolo di gioco, tutto quello che è fuori resta fuori e non puoi permetterti, diciamo, di distogliere la concentrazione da quello che è effettivamente importante, perché quella la tua vita sono quei 90 minuti, è lì e devi dare tutto in quei 90 minuti. Ecco, faccio Cristiano una domanda, poi ti lascio a te spazio. Fate pure con comodo. Allora, abbiamo detto saper rimanere concentrati è fondamentale, però poi un'altra caratteristica, secondo me, fondamentale è essere comunque anche autoritari, no? Autorevoli. A me personalmente piacciono molto gli arbitri decisi che, insomma, si fanno rispettare. Te si vede che sei una donna con gli attributi, questo, altrimenti non avresti fatto tutto quello di cui abbiamo parlato. Secondo te questa è più, diciamo, un'indole o un qualcosa che si può acquisire, oppure devi essere così, diciamo, di carattere proprio? Ma la concentrazione sicuramente si allena, sì. Quindi lì siamo sicuri che col tempo può migliorare. Per quanto riguarda, chiamiamola, la personalità, l'autorevolezza, anche lì ci si lavora, no? Poi c'è magari qualcuno che è già più predisposto, no? E quindi fa meno fatica a trovarsi in un ambiente dove deve gestire dei conflitti, deve gestire diverse sensibilità, deve gestire il calciatore che quel giorno sta lì solo perché non c'era voglia di accompagnare la moglie a fare shopping, no? Oppure l'allenatore che in quel momento, insomma, ci sono tanti casi da gestire. Sì, tante sensibilità, tante situazioni anche personali diverse, e quindi tu fai parte, non sei quello che va a dare sentenze, tu sei la persona che deve gestire tutte queste diverse sensibilità, questi diversi modi di stare in campo. Qualcuno voglia divertirsi, qualcuno voglia magari, ecco, solo di sfogarsi un pochino, sì. E devi essere un e po' te raccordo. In campo, scusami la licenza poetica, eri una che menava, insomma. E quando giocavo sì, ma perché non ero bravissima, quindi mi attaccavo su quello che potevo. Quando allora io ho sempre preso l'attività non per essere il protagonista all'interno, certo, diciamo, di un palcoscenico. Il mio è un servizio e penso d'aver sempre, essermi sempre proposta con questa idea, no? Cioè io vado e devo fare in modo che le due squadre si divertano, certo, e quella che è più forte vinca, deve riuscire a vincere nel rispetto di quelle che sono le regole. Poi ci sono quelli che vogliono vincere a tutti i costi, e un nostro grandissimo dirigente diceva sempre che l'arbitro è quello che deve gestire a tutti i costi, certo, no? Cioè, certo. Bilancia un po' questo discorso. Esatto, sì. Esatto, questo penso che sia stato il mio modo di stare in campo, quindi con grande rispetto di quello che era sempre, però di quello che dovevano essere i protagonisti, ma con la consapevolezza che poi il regolamento, chi è che lo conosce, e soprattutto che deve applicarlo, è l'arbitro. Esatto. No, ma menare era in senso figurativo. Certo, no, nel senso, comunque, ho subito detto che quando facevi giocavo, mettere i piedi in testa, insomma. Ci si provava. Ok. Vai Cristiano. Se c'è una partita, ecco, che avresti voluto arbitrare a tutti i costi, ecco, ti chiedo quale sarebbe stata, e ti chiedo anche, ecco, quale è una partita che ridirigeresti ancora mille volte ancora. Non male. Allora, partita che avrei voluto arbitrare è stata quella che mi ha poi... quella che ho detto prima, no? Quando ho visto quello che poteva essere la carriera, la finale della Coppa del Mondo, no?
così. Una cosetta. È una cosetta, però se uno deve sognare è giusto che lo faccia in grande. Certamente. Quella sicuramente sì, perché quello rappresenta massimo, essere arrivati e aver raggiunto quello che è un sogno per tanti e in pochissimi lo raggiungono, quindi sicuramente quella. Però ce n'è anche un'altra che a me è rimasta molto... mi è rimasta molto nel cuore ed è stata una partita complicatissima dove abbiamo rischiato di pigliarle. dicevamo poco fa. Assolutamente, sì, perché a volte quando vai in determinate regioni dove c'è parecchia animosità e anche dove insomma le posizioni in classifica hanno il loro perché, c'è sempre il rischio che anche se tu fai il massimo e fai tutto bene, c'è il rischio che non, il tuo lavoro non venga compreso è all'ordine del giorno. E in quella situazione c'è stato un bellissimo lavoro di squadra, quindi di tutta la terna, per cui da un finale di primo tempo dove ci siamo dovuti barricare all'interno degli spogliatoi, siamo usciti poi alla fine senza aver dovuto appesantire la gara con mille espulsioni, con spinte o mani addosso, quindi siamo partiti in un modo e abbiamo chiuso come dovevamo. Non siamo usciti con gli applausi, ma è andata bene. Avete contenuto il caos o possibili degenerazioni. Esattamente, siamo riusciti a inserirci in quel particolare tessuto e a non alterare degli equilibri che erano precari, che in quel momento era il massimo che potevamo ottenere. Beh, sinonimo di grande maturità. È andata anche bene. Io la componente fortuna la rispetto molto. Poi magari ci siamo comportati in modo che la fortuna ci abbia dato insomma un piccolo mano. Aiuto, sì. A livello, l'avevamo chiesto anche a Gianluca questo, se per caso prima di andare a dirigere una gara o comunque prima di un appuntamento importante la musica potesse essere un modo per trovarla la giusta concentrazione o per comunque vivere quell'attesa, avvicinarsi all'appuntamento con il mood giusto, come direbbero i ragazzi di oggi. Sì, non perché sempre. Perché tu non fai parte? No. Sono spirituale, okay. Allora più om, no, esatto, io meditazione. Ma allora non sempre avevo la possibilità, no, di avere quel tempo e quello spazio per ascoltare della musica, oppure però quando quel tempo c'era un brano che a me piaceva molto, che era proprio un accompagno, no, al momento in cui si va nel campo, è il Bolero di Ravel, che è un famoso crescendo, no? Perché poi quando stai nello spogliatoio, man mano che ti avvicini all'orario in cui devi andare a fare l'appello e poi vai in campo con tutte e due, è un crescendo di emozioni che devi... Quindi questa musica ti ricordava un po' ma aiutava a tenere, cioè, perché poi noi dobbiamo anche gestire, questa è una particolarità che in pochi sanno, no? Quando c'è un evento sportivo, quando si fa un'attività sportiva, ci sono dei picchi di adrenalina, no? Sì. Per i calciatori è più facile gestirla perché loro possono scaricarla quando arrivano, insomma, l'adrenalina va molto su attraverso il contatto fisico. Noi questo contatto fisico non ce l'abbiamo. Certo. Tu prima dicevi, no, menavi? No, non possiamo nemmeno menare. Quindi per gestirla bisogna fare, diciamo, un lavoro su se stessi per tenerla sempre alta, no? Ma fare in modo che non vada oltre. E attraverso questo bolero era un crescendo, ma aiutava in parte, ecco, a farlo salire, ma senza quei picchi fuori controllo, e poi il lavoro era mantenerlo in campo, ovviamente, che non è semplicissimo. Questo è un bel discorso, perché poi ho letto, ho sentito che per i calciatori, quando poi smettono, questa adrenalina che manca, che li manca moltissimo, no? Invece, volevo farti un'altra domanda. La finale di Coppa del Mondo non l'hai diretta, però no. Hai diretto la finale di Champions League femminile. E io quando sento quella musichetta dal divano, come dicevi prima, già ho la pelle d'oca, così come capiterà fra un paio d'ore, tra l'altro. E invece provarla dal campo in una finale, come sta? Allora, la cosa più bella è intanto quando ti arriva quella partita, cioè quando ti dicono la fai tu, no? E questo è sì. Già... è come già sentirla la musica della Champions. Gratificante. Molto, perché è quella, è l'attesa, no?
È l'attesa, la speranza, il lavoro che hai fatto che ti ha portato a sperare di avere quella gara e poi alla fine arriva. Mm. E poi c'è l'evento partita e lì è ancora più forte perché poi sai che ci sei arrivato, no? E adesso ci sto siamo. Qua, tocca a me. Tra mezz'ora, tra 10 minuti, poi c'è un countdown a livello UEFA, sì, no? Sì. Quindi parti da... meno brava da meno 60, no? E poi ti avvicini a e quando arriva il momento che entri all'interno del lì la canzone l'hai dovuta ascoltare più forte, più forte. Lì no, lì mi sono sinceramente goduta tutto certo. L'evento e mi sono fatta travolgere un po' come succede al mare con le onde, non so le onde altre le prime sì, l'hai prese tutte, l'ho presa di petto, esatto, e mi è piaciuta. E beh, però lì è bello che quando entri all'interno di questi impianti sportivi c'è un piccolo cicalino che quando passi lì sotto è un sensore e parte in automatico la musica da sempre. No, questa non la sapevo, bella. Magari non su tutti gli stadi, non ci ho avuto la fortuna di farne tante, però sulla finale sulla finale partiva. Bellissimo, è veramente bello. Smart Club rivela anche questi metodi. E quindi proprio per rimanere in tema smart, dato che comunque la componente femminile penso che l'abbiamo rappresentata degnamente, ti vogliamo chiedere anche com'è il tuo rapporto da donna, comunque al di là della professione che svolgi, con i social, perché sappiamo che ecco, anche nel mondo arbitrale non è poi facile essere sempre giudicati, avere sempre questo famoso tribunale virtuale, no? che monitora tutti i vostri comportamenti, ma anche proprio in maniera più leggera, più rosa, come è nel nostro spirito abituale. Qual è il tuo rapporto con la moda? Perché comunque anche come uno si pone nella vita, non solo come uno si pone in campo con la personalità, dice molto di chi abbiamo davanti. Allora io non sono proprio social, quindi ho solo un profilo Facebook, ma perché su Facebook ci stanno tantissimi. Anche per lavoro, diciamo. Sì. LinkedIn, Facebook. Io sono... ci tengo molto alla mia privacy, ci tengo tanto, quindi per questo dico, il rapporto con i social è di grande rispetto, li utilizzo perché servono, ma per poi... comunicare, ma non per ostentare o per... No, proprio perché ci tengo alla mia privacy, quindi insomma... Giusto. Grande rispetto. La moda? La moda, allora, guarda, io... da quando sono arbitro ho sempre pensato, non tanto che l'abito faccia il monaco, però l'abito fa parte del monaco, no? Ah, sicuro? E quindi, allora, ti faccio un esempio molto banale. Quando ci sono i raduni, facevo l'organo tecnico, d'estate, li facciamo d'estate i raduni precampionato, e sta tutti in calzoncini corti, no? Io per una questione, ma mia più che altro, di rispetto anche nei confronti dell'ambiente, visto che ero l'unica donna, andavo sempre con i pantaloni lunghi, certe sudate che non ti dico, però lo trovavo una forma di rispetto nei confronti anche degli altri, quindi è chiaro che quando cerco di stare attenta, non tanto a quello che indosso, perché poi non ostento e non esagero su nulla, però so che non sono solo una persona, ma rappresento anche un'associazione che ha un codice etico, tra l'altro, e quindi per questi motivi cerco chiaramente di essere me stessa, quello sempre, ma ricordandomi, diciamo, che cosa la mia ombra cosa proietta, e questo è sì una forma di rispetto anche per gli altri. Assolutamente. Posso lanciare la frase effetto? Vai. Però alla fine l'abito più bello è la divisa d'arbitro. Avevo detto che era una frase effetto. Magari io quella fucsia, per esempio, la adoro, che poi è un ciclamino, è un tono più scuro, secondo me, rispetto al rosa rosa, quella dell'arbitro. Il rosa rosa forse è più televisivo, è più facile rintracciare l'arbitro all'interno del terreno di gioco. Io me lo immagino. Io sono un amante del nero e si vede, quindi l'arbitro è sempre me lo ricordo Alessandro nero. Per par condicio celeste dovrebbe dire, perché io me lo immagino giallo, nero, rosa e azzurro l'abbiamo dette tutte. Sì, ma i colori servono anche dal punto per di rendere, vista sì, che poi oggi con queste divise che sono, diciamo, prestate
anche un po' veramente in questo caso al mondo del fashion, perché oggi, diciamo, soprattutto la terza maglia è diventata un fenomeno di costume più che... È anche un modo per raccontare la storia del club. È un fenomeno di costume, poi considera che proprio anche tutto lo studio delle magliette, no? Oggi anche nelle magliette dei club si mettono dei dettagli che ricordano, per dire, il motto piuttosto che le mura della città, piuttosto che dei simboli, no, a vario titolo. E quindi, Katia, noi adesso ci avviciniamo alla conclusione, raccontaci un po' quali progetti hai in corso tuttora, quindi su che cosa sei concentrata, e soprattutto guardando un po' al futuro, ad una giovane ragazza o ragazzo che volesse iniziare la carriera di arbitro, che consiglio ti senti di dare e come magari avresti voglia di far scoccare in lui quell'amore che tanti anni fa è nato in te? Allora, bella, anche questa è una bella siamo domanda. Filosofici, il senso della vita è il secondo il senso programma. Io penso che se... Allora, in questo momento noi abbiamo dei giovani che sono... È una società di giovani che è un po' diversa da quella nostra, hanno dei ritmi estremamente diversi, stanno sempre più chiusi in casa a giocare con i videogiochi, roba di cui poi ti dirò. Quindi sono partita la seconda domanda e poi vado sulla prima. Vai tranquilla. Mettersi in gioco oggi penso che sia un pochino più difficile rispetto a prima, perché oggi è tutto proiettato sui video, sul web. Se non hai un determinato seguito, fai fatica ad emergere. E questo credo che sia un po', dal mio punto di vista, un po' un problema. Quindi io penso che questi ragazzi debbano essere un po' presi, no? Presi e tirati fuori da questo mondo virtuale che magari è affascinante, però è virtuale e non è reale. Il mondo reale è ancora diverso da quello virtuale. Chi vuole effettivamente diventare qualcuno, e quando dico diventare qualcuno intendo una persona con una struttura, tu prima parlavi di autorevolezza, e quindi di una personalità, essere capace di vivere in un contesto come potrebbe essere quello, che ne so, delle amicizie, ma anche quello della famiglia, quello del lavoro, della scuola. In questo momento sono richieste tante skills, tante competenze. Chi viene a fare l'arbitro, queste competenze deve per forza prenderle tutte, deve per forza acquisirle, perché arbitrare è tanto più ampio di quello che appare in televisione. Quindi chi non si accontenta di quello che c'è, chi dice ma io adesso voglio investire su me stesso, voglio fare qualcosa di diverso che è molto più affascinante di quello che appare, penso che l'attività arbitrale sia la giusta sfida per chi ha degli obiettivi non comuni, per chi ha già un'idea che vuole uscire fuori dal mazzo, no? Perché poi a livello social è quello, è uscire fuori dal mazzo, sì, e quindi emergere. Diventare. Esatto. E l'arbitraggio sicuramente penso che sia una delle attività, se non l'attività che ti dà più opportunità da questo punto di vista. Perché se ci guardiamo anche dal punto di vista dei personaggi televisivi, nel governo, sono tutti ex arbitri, ragazzi, e non è un caso. Un arbitro che cresce all'interno della nostra associazione sarà un ottimo cittadino domani, perché è abituato a far rispettare le regole e quindi le rispetterà per forza. Quindi vuol dire investire veramente su una società decisamente migliore di quella che è attualmente. Quindi è una scelta che è assolutamente sana ed è vincente sotto tanti punti di vista. Quello di cui mi sto occupando adesso, al di là dello sviluppo dell'arbitraggio femminile, è sull'innovazione della formazione, perché per quello che ho appena detto, quindi noi siamo rivolti al reclutamento, quindi ad avere arbitri sempre più giovani, però dobbiamo adeguare i nostri strumenti formativi a quello che è la richiesta del mercato dei giovani di oggi, che è un mercato estremamente veloce. È un mercato informatizzato e quindi stiamo lavorando
anche con l'intelligenza artificiale per offrire degli strumenti che siano più adeguati, più sartoriali a quello che è la società dei giovani di oggi, che quindi ha bisogno di contenuti forti, ha bisogno di avere delle risposte molto, molto veloci, in tempi veramente ristretti. Immediati. In tempi immediati, sì, ed avere continuamente degli stimoli, perché se no rischiamo che facciamo entrare in associazione degli arbitri, poi questi si stancano perché non è più un'attività... diciamo così, coinvolgente. Quindi la sfida è proprio questa, quindi tenere un'associazione con quelli che sono i valori dell'associazione, con quello che è diciamo un metodo formativo che è stato vincente su tutti i punti di vista, collaudato, anche perché i migliori formatori ce li abbiamo noi e ce li abbiamo da tutte le parti, anche al di fuori dei confini nazionali, e renderlo quindi adatto a quello che è la richiesta dei tempi dei tempi che ci sono oggi, quindi questi ragazzi che vogliono essere stupiti. Ho la sensazione che stiamo andando nella direzione giusta, ma è una sensazione mia, poi il tempo ci dirà. La tua ultima risposta io penso che potrebbe essere tranquillamente pubblicata da... No, infatti stavo per dire, io penso che domani chi sentirà questo bellissimo discorso che hai fatto, domani ci sarà un incremento delle iscrizioni. Era uno spot meraviglioso, cioè ti guardavamo tutti, cioè tu parlavi e per noi era... cioè stavi convincendo anche noi, quasi... No, ma le iscrizioni sono aperte, quindi siete benvenuti. No, a parte gli scherzi, infatti ti volevo chiedere, siccome comunque noi come G-Sport 47 abbiamo anche seguito diversi eventi organizzati dalla sezione di Macerata, ti volevo chiedere un po' la situazione qui a livello locale, a livello appunto della provincia di Macerata, come sono i numeri, come il tuo commento, diciamo. Allora, lo chiedi alla persona sbagliata, perché io sono della sezione di Macerata, ogni arbitro ha una sezione d'appartenenza, un po' sì, come se fosse i box, no, dei piloti. Noi abbiamo una situazione, abbiamo una sezione che è particolarmente attiva, è un po' un'isola felice, perché il nostro reclutamento è molto alto, abbiamo dei numeri che sono i migliori di tutta la regione e la nostra sezione è una delle più grandi d'Italia. Sono usciti anche, diciamo, arbitri importanti. Sì, abbiamo Gianluca Sacchi che è in Serie A, Marco Monaldi in Serie A, sì. Quindi abbiamo uno storico alle spalle, esatto, sì. Che è assolutamente di prestigio, sì, per essere una regione piccolina come la nostra abbiamo sempre... Katia Senesi. Sì, vabbè, io sono... Ci sono anch'io, però abbiamo Cesare Ionni, Oberdan Pantana, Nicola Nicoletti, quindi abbiamo avuto veramente un passato glorioso e quindi adesso la sfida è che oltre a questi devono essercene altri e quindi stiamo lavorando su questo. I ragazzi entrano in associazione perché poi l'associazione è un po' come se fosse una seconda famiglia e quindi tu arrivi con tante speranze, però magari poi c'è delle difficoltà, no? Vai male a scuola, la ragazza ti lascia. Da noi trovi, diciamo, quel sostegno, quel conforto, insomma diventa tutto più leggero, diventa tutto più gradevole e questo è chiaro che è più semplice fare arbitri così, no? Sì, perché diventa una piccola comunità dove si vive bene e si fa sport, uno sport interessante, molto interessante, quindi... No, è importante, insomma, anche il discorso che facevi prima... del fatto che chi fa l'arbitro poi sarà sicuramente un cittadino migliore. Questo discorso che fai adesso, anche lo stare in gruppo, in mezzo ad altre persone che, per lo stesso discorso che facevi prima, dei social, dei ragazzi che sono sempre un po' più, diciamo, riservati, ecco, magari anche per quello serve assolutamente, è sicuramente formativo, ecco. Sì, perché poi devi, cioè, puoi anche avere un temperamento un pochino più chiuso, però poi sei costretto quando vai in campo a confrontarti con 22 calciatori più tutti quelli che stanno sulle panchine. Quindi diciamo questa forma di chiusura che magari a livello iniziale può esserci ed è anche giustificabile, però poi la superi, superi e diventi qualcosa che quando entri non ti aspetti. Perché tu dici, vabbè, ma questo non è forse l'attività per me, perché poi a me non mi va ad allenare, non ad allenarmi, andare a parlare con le persone uno a uno è un po' difficile. E invece poi ti rendi conto che ti viene che non solo ti viene, ti piace.
e non vedi l'ora che ti arriva un'altra partita, perché dici, cavolo, domenica scorsa ci sono riuscito anche bene, ho fatto una bellissima ammonizione, nessuno mi ha contestato, prendi forza. Bellissima ammonizione. Cristiano, sei ancora in tempo? Per fare una domanda o per iscrivermi al corso? Per tutte e due le cose. Per tutte e due le cose. E tu? Abbiamo toccato molti argomenti e rimango sempre sul discorso della vivacità della sezione maceratese. Nel globale comunque vedo che c'è anche molta soddisfazione per l'operato, ecco, degli arbitri, ed è un vanto, ecco, esprimere delle figure importanti a livello nazionale. Ma anche un'altra cosa che ho notato e che dicevamo anche all'inizio è come la sezione abbia anche lavorato molto bene nel ridurre comunque le differenze tra presenze maschili e presenze femminili. Anche lì comunque si sta andando nella giusta direzione. Sì, diciamo che ci sono molti meno vincoli, no, in questo momento. Se una ragazza vuole iscriversi, non ha difficoltà a dire, vabbè, ma anche se non vengo dal mondo del calcio, no, quindi non ho giocato, lo posso fare, perché tutto sommato mi sembra di capire, no, che poi una formazione me la danno, mi aiutano se qualcosa, non so, c'è qualcuno che mi supporta. Quindi non è un ambiente chiuso, è un ambiente dove è solo sufficiente che tu abbia un po' di curiosità e un po' d'ambizione, e poi il resto te lo dà tutto l'associazione, capisci? Perché la formazione che viene data non è solo tecnica, è veramente ampissima. Noi abbiamo anche degli psicologi che ci assistono, ma non perché siamo matti, anche se qualcuno pensa, però gestire anche la pressione di una gara, come può essere una gara di Serie A o di Serie B, o anche un derby all'interno di un campionato di Serie D, a volte necessita di un supporto. Ma lo psicologo fa parte di tutto il mondo sportivo, sì, qualunque disciplina. La figura del mental coach, esatto, adesso. Esatto, e quindi anche noi siamo assolutamente in linea con quelli che sono, diciamo, i parametri che dobbiamo offrire a tutti quelli che entrano in associazione. Quindi una volta forse era più complicato perché non trovavi un ambiente proprio dove dici, è arrivata Marta, che bello, no? E mo gli facciamo festa. No, Marta. Era difficile andare, certo, avanti, perché a volte ti scoraggiavano, perché comunque non era impensabile una donna arrivasse. Oggi già magari qualche paranoia standard te la facevi prima. Te la facevi prima. Oggi no, oggi sei al centro. Una ragazza, sì, oggi è un'opportunità, proprio perché sono caduti determinati muri, determinati tabù, e quindi una ragazza oggi entra e dice, ma io vorrei arrivare in Serie A. Guarda, ce n'è già una, prego. Questo penso sia, ecco, anche questa, no, è una frase nella sua semplicità meravigliosa, sì, no? Perché poi c'è sempre qualcuno che apre una via, e poi magari quella via ottiene tanta adesione, ottiene una grande partecipazione, perché c'è stata quella, le chiamano, no, quella bambina ribelle che non si è accontentata magari di quella che era una strada che qualcun altro aveva scelto per lei, ma ha scelto la sua e l'ha percorsa per prima e poi dopo tutte le altre. Esatto, adesso è più semplice, proprio perché c'è qualcuno che già la strada l'ha tracciata, poi ce ne stanno anche altre da tracciare, ma serve che qualcuno faccia il primo passo. Esatto, quindi e sono questi i personaggi che fanno la storia, e noi questa sera abbiamo avuto il piacere di ascoltare una bellissima storia, la tua, frasi effetto, stasera vado, mamma mia, alla grande, sì. E, no, davvero ti ringraziamo per essere stato qui con noi e aver condiviso davvero tantissimi spunti interessanti. Non so, Marta, sì, io penso che è stato veramente bellissimo. Noi ti lasciamo con quello che è un po' il nostro motto, quello con il quale iniziamo un po' marzullianamente, con il quale chiudiamo, che è poi non smettere mai di stupirti, no? Cioè questa luce, questo fascino che ancora il calcio esercita in te e un po' in tutti noi pazzi innamorati di questo sport, ecco, non perdere mai quella luce, non smettere mai di stupirti. Sarà difficile che accada, quindi penso di essere in buone mani, non c'ho problemi. Grazie Katia. Grazie a voi, ancora. Grazie davvero, grazie a tutti.